Ciao, oggi andiamo a fare le pulizie profonde del bagno. Vi faccio vedere quali sono le mie abitudini quando voglio andare a pulire il bagno da cima a fondo. Come prima cosa vado a mettere del Mucinette nel bagno e poi lavo lo scopino, lo porto fuori, tolgo la tenda e la metto in lavatrice. Dopodiché passo a togliere tutte le spugne, i bagnoschiuma, li porto di là in camera e passo un pochino di Viakal dove abbiamo i bagnoschiuma. Ora vado a mettere tutti gli oggetti che non mi servono dentro l'armadietto e poi passo a lavare tutte le cose. Questa è un'abitudine che ho tutte le settimane. In un bicchiere di carta vado a mettere mezza quantità di acqua ossigenata per metterci gli spazzolini a testa in giù e disinfettarli. Dopodiché vado a lavare i tappi, vado a lavare il sapone, il portasapone, il portaspazzolini e poi metto tutto dentro l'armadietto. Ora mi dedico ai muri, al soffitto con una pezza di microfibra asciutta, vado semplicemente a pulire i muri. Dopo mi dedico a lavare il cassonetto e lo lavo semplicemente con acqua e sapone. Ora passo agli infissi, anche qua ho gli infissi in laminato, quindi non mi richiede tanta fatica, essere sincera, e vado tranquillamente con dell'acqua, in questo caso l'ho lavato con dell'isoformio, quello per il bagno, niente di particolare, però in genere le lavo anche con acqua e Marsiglia o un pochino di sgrassatore, dipende. Oggi ho deciso di farlo semplicemente con dell'isoformio. Ora lavo la mia ciotolina, vado a metterci dell'acqua nuova, dell'acqua pulita e vado a lavare le mie piastrelle. Anche qui vado a mettere un pochino di Viakal dove facciamo la doccia perché sono sempre quelle dove ci sono un pochino più di macchioline di calcare, però in genere li lavo con aceto caldo, ma ho da terminare questo viacale, quindi ne ho approfittato anche per spruzzarlo sulle piastrelle. Ora vado a passare nel calorifero con una scopina di microfibra, con questa paletta, e mi trovo benissimo perché qua riesco a farlo. Siccome io, come vedete, ho quelli vecchi, è un pochino più difficile togliergli la polvere e farli abbastanza spesso, e quindi insomma. Questo qua è piccolino e riesco a farlo su tutti gli angoli, riesco a togliere benissimo la polvere. Per quanto riguarda gli specchi, invece li lavo con dell'ammoniaca, acqua e ammoniaca, una miscela pari di acqua e ammoniaca e una puntina di borotalco. Così è una cosa che mi hanno insegnato un po' di tempo fa e non rimangono gli aloni, cioè la polvere non si attacca, davvero vi rimane il vetro e lo specchio un pochino più pulito a lungo. Una cosa che mi piace perché effettivamente la polvere si attacca difficilmente. Siamo quasi giunti alla fine, dopo aver pulito tutto, il mobile lo lavo con acqua e sapone di Marsiglia e vado ad asciugare. Ora passo ai sanitari, passo prima la vasca, poi l'asciugo in modo che tolgo tutte le macchioline di acqua e poi passo ai sanitari e abbiamo quasi finito. Prima di passare a spostare la lavatrice sono andata a togliere dalla lavatrice, sono andata già a spostare la tenda. È una cosa che non vi ho fatto vedere, non sono riuscita a riprenderla. Ho spruzzato semplicemente sulla tenda bagnata dello stiramira. È una cosa che mi ha insegnato mia suocera perché le tende rimangono ben dritte. È un trucchetto che mi ha insegnato e devo dire la verità, rimane davvero innanzitutto molto profumata e poi inamidata, quindi riesco a stenderla anche da bagnata. Per ultima cosa, prima di passare l'aspirapolvere in tutto il bagno, sposto la lavatrice e con una pezzetta vado a bagnare per non buttarci insomma troppa acqua, ho sempre paura ci sono i fili, quindi preferisco passare a asciugare e mettere la lavatrice a posto. Ora sono andata a mettere la tenda su, passo la scopa e lavo a terra. Prima di lavare a terra andrò a lavare anche la porta, quindi tutto l'infisso sempre con la mia miscela di acqua, ammoniaca e un pochino di sapone per i piatti. Non ve l'ho fatto vedere questo passaggio perché ho già fatto un video a riguardo su come lavo la porta di laminato. Sistemo tutto e poi vado a lavare a terra.
queste sono le abitudini che ho, semplicemente niente di particolare. I mobiletti all'interno farò un altro video, così riorganizzerò, vi farò vedere un po' la riorganizzazione dei detersivi, anche se ho già fatto anche di questo un video. Se vi interessa ve lo lascio qua in alto per andarlo a vedere. Però insomma, oggi non avevo la necessità di andare a pulire dentro i mobiletti. Ora il bagno è pronto per essere riutilizzato e sporcato di nuovo. Spero che vi abbia fatto piacere questo video. Vi aspetto al prossimo video. Ciao ragazzi!